Con noi, come già anticipato, il direttore dell'agenzia ANSA, Luigi Contu. Direttore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Ecco, buongiorno qui. Direttore. Allora, oggi sulle prime pagine di tutti i giornali è riportata una dichiarazione di Silvio Berlusconi che ieri al Corriere TV ha detto che aprirebbe ai ribelli del Movimento 5 Stelle, aggiungendo: accogliamo chi accetta il nostro programma. Come legge questa apertura, direttore? Ma mi sembra un po' paradossale, come tutta questa campagna elettorale. Mi sembra un segnale abbastanza chiaro che Berlusconi ritiene di non avere, che non avrà probabilmente i numeri per governare, nonostante i sondaggi abbiano dato e diano il centrodestra in vantaggio in rimonta, però diciamo dobbiamo ancora votare e già ci abbiamo qualcuno che gira, che viene adescato, insomma. Mi sembra una dichiarazione comprensibile per chi avrà poi il problema di trovare una maggioranza per fare un governo, ma francamente ci lascia molto interdetti il fatto che ancora dobbiamo votare e non sappiamo veramente quale potrà essere lo schema. Questa legge elettorale ci ha fatto vedere una campagna elettorale molto sgangherata, non funziona, è difficile votare, vedremo quale sarà l'effetto sugli elettori di questa scheda nella quale si potrà scegliere l'uninominale, poi c'è la lista, speriamo che non si sbaglino in tanti, ma non è semplice, guardate, io credo che ci sia molta disinformazione, più che disinformazione ci sia mancanza di informazione, nel senso che le persone non lo hanno ancora capito, ma c'è il rischio di disperdere moltissimi voti, quindi insomma mi sembra un ulteriore segnale di una campagna elettorale in una situazione di grande confusione. Direttore Contu, se lei dovesse dare un consiglio ai nostri, appunto, agli ascoltatori, agli elettori soprattutto, per cominciare a capire qualche cosa di come si vota, perché stiamo ascoltando molte parole, in realtà poi il come si vota, lo diceva bene lei, non è chiaro quasi a nessuno. Qual è la via? Andare, che ne so, su Google e scrivere e dire come si vota? Una cosa facile, allora, o qualcosa intanto, di più complesso? Intanto, diciamo, intanto io darei il consiglio di andare a votare. Posso dire, certo, è lecito astenersi, votare scheda bianca, però poi alla fine questo è il momento sommo della democrazia in cui ciascuno di noi si deve prendere la sua responsabilità e dire: consegno il governo del paese a questo partito o a quest'altro, non a questo premier o a quest'altro, perché questa è una bufala. Non si sta purtroppo votando per il premier, è una finzione quella che c'è in questa tornata elettorale e c'è stata anche nelle altre. Purtroppo in questi anni ci siamo illusi di poter scegliere il premier. Non è così, perché la nostra è una repubblica parlamentare, quindi il premier lo sceglie il Parlamento su indicazione del Presidente del Consiglio. Quindi prima cosa, è un momento fondamentale, poi non ci lamentiamo se le cose vanno male. Bisogna andare a votare, dai giovani agli anziani, le donne, tutti quanti andare a votare, se sicuramente se uno ha un'idea che vuole esprimere. E poi è molto semplice, per eliminare problemi bisogna votare le liste. Se uno vota la lista di partito preferito, il suo voto va automaticamente a quel partito, ma anche al candidato del collegio uninominale. Viceversa, se si vota soltanto il candidato del collegio uninominale, invece il voto viene ripartito con una serie di meccanismi che non basterebbero i 3 minuti che abbiamo a disposizione per spiegarli, che sono molto articolati, che sono stati studiati per attenuare uno di chi perde o di chi pensava di potersi avvantaggiare, facendo una legge francamente molto poco lineare, molto poco comprensibile. Quindi se uno vuole essere sicuro che il suo voto vada a segno, deve votare la lista e non il candidato. Tra l'altro, chissà a che ora conosceremo la ripartizione dei seggi, che è del tutto decisiva in vista di, ad oggi, fumose maggioranze parlamentari. Direttore Contu, la porto lontano da questa campagna elettorale, anche perché appunto la sostanziale inutilità, questo senso di già sentito, inutili balle, offese al calor bianco, quando poi la realtà del 5 marzo probabilmente non ci darà un sicuro vincitore. E mentre noi ci arrabattiamo intorno a tutto ciò, in Siria sta accadendo qualcosa di terribile. Ancora una volta bambini sotto le bombe, adesso tocca ad Assad, che ovviamente ha le spalle coperte da Putin, attaccare i curdi, i turchi, la Turchia risponde. Qui abbiamo una guerra, non è che l'Occidente se la sia dimenticata, è semplicemente alzato bandiera bianca. Ma sì, purtroppo ci siamo un po' tutti illusi che con la sconfitta dell'ISIS, che era certamente una minaccia, è stata una minaccia, si potesse ritornare a una situazione verso la normalità. Purtroppo in Siria insistono gli interessi contrastanti di tantissime realtà. Putin, come hai giustamente detto te, la situazione, diciamo il ruolo dell'America, che in questi anni in Siria ha commesso degli errori, ma che ancora in America, anzi Trump
ha aumentato la sua presenza. L'America, che è in un momento di conflitto forte e di tensione forte con la Turchia, la quale considera la Siria un pezzo di terra sua, come sappiamo, per la storia e per quello che è stato l'impero ottomano. L'Iran è presente fortemente e cerca di condizionare questa situazione per minacciare Israele. Israele lo è, lo abbiamo visto con l'F-16 abbattuto e con il drone mostrato da Netanyahu. Quindi è un crogiolo di interessi contrastanti che mettono a grave rischio la stabilità della NATO, la stabilità dell'area e soprattutto le popolazioni. Quindi c'è un grandissimo tema politico. Bashar si è salvato grazie all'intervento di Putin, ma non ha risolto i problemi. Adesso secondo me l'Europa e l'Occidente dovrebbero cercare di vigilare, se l'ONU, ci auguriamo l'ONU per quanto sia possibile, ma certamente quello che vediamo in questi giorni era forse prevedibile e ci lascia molto pessimisti. Cerchiamo di non girarci dall'altra parte ancora una volta. Direttore, vorrei farle una domanda visto il ruolo che ricopre. Lei è il direttore dell'agenzia più autorevole del nostro paese, che è l'ANSA, un'agenzia che evidentemente fa della correttezza, diciamo, il suo know-how. Perché voglio farle questa domanda? Perché il direttore del sito Fanpage, con i suoi collaboratori e giornalisti, è al centro di un dibattito legato al nostro mestiere di giornalisti, di cronisti, nell'aver fatto appunto un'inchiesta che, insomma, ha portato alle dimissioni perfino del responsabile dell'azienda rifiuti campana. Ecco, qualcuno ha messo in discussione il metodo giornalistico per arrivare a questo risultato. Vorrei ricordare, prima me lo segnalava anche il nostro Massimo Galanto al Social Corner, che quando lo fece un collaboratore, anzi un giornalista interno all'Espresso, devo dire che questo dibattito non c'era stato, anche lui si era travestito da qualcos'altro per andare a raccontare fatti legati alle guerre e non solo. Cosa ne pensa lei? Ma diciamo, i casi non sono esattamente, tutti riferisci a Gatti che si è travestito. A Gatti, a Filippo Gatti. Per raccontare delle inchieste e dei fatti. Qui stiamo parlando di una cosa un po' diversa. Oggi ho trovato molto interessante l'intervento di Raffaele Cantone sul Corriere della Sera, nel quale dice attenzione all'agente provocatore. La giustizia deve punire chi ha commesso reati e non chi ha intenzione o chi potrebbe avere intenzione di commetterli. Chiaramente siamo un po' ai limiti. È evidente che Fanpage mostra una situazione imbarazzante politicamente. Certamente il metodo lo trova ai limiti. L'agente provocatore, così viene definito nelle inchieste, che è vietato in moltissime, diciamo, parlo delle forze di polizia, in moltissime democrazie, c'è in America, ma per alcuni casi è anche molto contrastato e molto discussi. Siamo ai limiti. Io francamente noi non facciamo questo tipo di inchieste, ma ognuno è libero di farlo ed è anche molto difficile giudicare il lavoro dei colleghi che certamente hanno intenzione di fare cronaca e di informare la cittadinanza. Io francamente lo trovo ai limiti, lo trovo veramente ai limiti, perché chi decide contro chi si fa un'inchiesta del genere? Allora perché non farla contro le altre amministrazioni, perché non farla contro altri partiti, perché non farla in altri territori? Insomma, entriamo in un terreno molto complicato, sebbene poi alla fine questi video mostrino una realtà francamente molto molto discutibile. Quindi, certamente. Francamente, sì. Direttore, grazie davvero per il suo intervento di questa mattina. Ci risentiamo molto presto, buon lavoro e a prestissimo. Grazie, buon lavoro a tutti.